Ed eccoci per il terzo incontro con l'approfondimento sul degrado di Mestre con Fabrizio Coniglio, che è presidente del Comitato Mestre Centro e del Comitato Off Limits contro il degrado. E parliamo del buco di Mestre, del cantiere che è stato aperto nella zona dell'ex Umberto I. È legato al degrado, però parliamo soprattutto di questa zona. E, vedete anche alle nostre spalle c'è un'immagine, però un'immagine stretta, insomma comunque è effettivamente, dà l'idea proprio di un grande cantiere dove c'è tutto ammassato, ci sono erbacce, un sacco d'acqua tra l'altro, eccetera. E, si sta cercando di risolvere la questione però, no? Sì, questo è l'auspicio che ha tutta Mestre nel cuore. E questa immagine assurge quasi ad emblema del degrado mestrino, quasi pare che queste rovine ci cadano addosso, no? E per anni è rimasto il classico buco nero, ha ospitato decine e decine di spostati, di barbanera, di drogati, con enormi preoccupazioni da parte della cittadinanza. Quello che ci siamo sempre chiesti è perché non blindare efficacemente, in attesa dei lavori, questa enorme area, no? Perché sappiamo che addirittura il cancello centrale non era nemmeno lucchettato a dovere, quindi chiunque poteva entrare e crearsi una residenza anche stabile, con veramente enormi preoccupazioni da parte dei residenti. Oggi sembra che qualcuno, bontà sua, investirà dei soldi, però ci piacerebbe capire effettivamente cosa sorgerà, i tempi, perché pensare come si vagheggia a un albergo 10 stelle, 100 metri di altezza, secondo noi non è esattamente quello di cui Mestre ha bisogno. Comunque. In quella zona cosa ci vorrebbe per farla rivivere? Anche qui si parla di un mio sogno però personale. Avrei pensato, avrei sperato a una città dello sport con 2 o 3 impianti in grado di ospitare effettivamente degli altissimi livelli di competizioni agonistiche per ridare a Mestre un turismo sano, che è quello dello sport. Io faccio parte di questo mondo da tanti anni e sappiamo che lo sport è assolutamente virtuoso in questo. E pensare anche in quel contesto a una cittadella della medicina sportiva che possa attrarre anche campioni e non campioni che lì possano essere valutati dal punto di vista medico. Beh, penso all'impresa che ha acquistato il terreno e che ha fornito il denaro all'USL per costruire l'ospedale all'Angelo. Chiaro. Che sicuramente non avrebbe potuto costruire degli impianti, no? Sarebbe stato uno spreco, certo, perché certo. In quella zona così strategica ci voleva una speculazione immobiliare, su questo Chiaro. Non c'è alcun dubbio. Chiaro, però lo sport, se è concepito in maniera intelligente, porta reddito, penso ai parcheggi, penso a quelle società di Mestre che potrebbero trovare una location importante in quest'area, in questa mega area sportiva. Sappiamo che a Mestre, per esempio, moltissimi impianti non sono a norma. Ecco che essere ospitati per la stessa società costruttrice, gli introiti poi ci sarebbero dai parcheggi, dai ristoranti o quant'altro. Quindi è un sogno, chiaramente, però è un auspicio. È così un'idea che lancio a chi sta ascoltando e che magari possa farsi venire un dubbio che un grattacielo alto 80 metri forse non riporti l'investimento pensato. Sì, chiaramente al momento questo non è facile per vendere gli immobili, però certo, insomma, se si costruisce un grattacielo il guadagno, insomma, è abbastanza assicurato nel momento in cui si investe, cosa che magari, insomma, non è molto facile riuscire a ricavare lo stesso denaro attraverso. Bisogna vedere se invece la società che ha acquistato il terreno ha effettivamente il denaro per fare questo investimento, quindi forse ci sono dei margini anche per altre soluzioni. Intanto sappiamo che si farà un parcheggio e che il comune ristrutturerà i 5 padiglioni che sono rimasti in piedi. Siamo in trepida attesa, quindi ecco. Speriamo sia così. Ripeto, così non può rimanere, ovviamente. Facciano parcheggi, facciano quello che ritengono, lo facciano presto, possibilmente spiegando anche a noi cittadini cosa hanno intenzione di fare. Come, in che sintonia siete con la municipalità di Mestre che si era opposta a questo progetto? Noi con la municipalità siamo in assoluta sintonia. I dubbi espressi dal presidente Venturini sono i dubbi nostri e se una municipalità a portare avanti questi dubbi, qualche riflessione noi la facciamo, no? Quindi se il governo di Mestre, chiamiamolo così,
è così dubbioso, noi non possiamo non essere dubbiosi. A nostra... che però il Consiglio Comunale ha superato, no? La municipalità, poi ha dato l'ok. Certo, questo è vero. Quindi la municipalità ha preso una posizione, però poi insomma si è uniformata. Rimaniamo in attesa. Ecco. Di vedere se la crisi magari impedirà a questa impresa di dare fiato a questo progetto, a questo mega progetto. Poi sarebbe il progetto dei grandi grattacieli a Mestre, perché non avrebbero dovuto sorgere solo lì. L'idea era di alzare di nuovo la città, certo. No? In più punti, anche nella stessa area dove una volta c'era il deposito della CTV. Anche lì stanno costruendo un palazzo molto alto. Certo, no? Certo. Quindi, va bene, concludiamo direi anche questo argomento. Rimanete con noi, seguiteci perché la prossima puntata sarà dedicata al degrado complessivo della città.